Allora, senza ripetere tutto, dicevo soltanto che questo è il primo di una serie di webinar che faremo sull'argomento, sui vari argomenti dell'innovazione. Uno è questo della crittografia, perché come tutti sapete, tutto quello che c'è in vari campi della sicurezza, incluso, ripeto, l'inflazionato blockchain, ha questi concetti di base. Noi, tra l'altro, abbiamo già fatti diversi anche di webinar sulla blockchain, ma ne faremo un altro più in là, per rimettere un po' a posto i puntini, perché ormai tutti sappiamo più o meno tutto, ma allora, si fa per dire ovviamente, però è talmente ampio il settore che da parecchie parti ci è stato richiesto di rifare un po' una cosa tipo quella di oggi, che sarà una cosa abbastanza tranquilla, abbastanza rilassante, non assolutamente niente fretta, niente, cercando di capire. Quindi lo rifaremo e oggi. E questo è appunto il primo di tre di questi webinar. L'ultimo parlerà appunto di blockchain. Oggi parliamo della storia, proprio di oggi si parla proprio di come è nata, di quali erano i metodi, in modo che uno cominci a capire qual è la realtà sottostante a questi bisogni, che sono ovvi, ma fino a un certo punto. Dopodiché poi con calma parleremo la prossima volta più di aspetti tecnici per arrivare da Shannon alla blockchain e dopo ancora andremo. Parleremo proprio della blockchain. Quindi è il primo di tre, in cui il primo è veramente, diciamo, umanistico, divulgativo. Una brevissima, scusate, passo in una brevissima introduzione, appunto, per chi non ci conoscesse, chi siamo. Siamo un'associazione che tra poco compie 10 anni, quindi non siamo anziani, non siamo, diciamo, molto, molto con molti anni come altri, incluso il club di cui Massimo è presidente. Siamo da 10 anni e il nostro nome vuol dire che noi non abbiamo una linea specifica ben definita, ma siamo una specie di meta-associazione, cioè tutti quelli che in qualche modo ritengono di poter dare un contributo, anche a volte unicamente di tipo proprio testimonianza oppure di proprie competenze in qualunque settore collegato in qualche modo all'innovazione, è benvenuto. E tra l'altro l'innovazione per noi non è, anzi, quasi mai solo tecnologico, ma è più di processo che non altro, per cui abbiamo, non a caso, abbiamo sia esperti tecnologici, ma anche esperti umanistici, abbiamo dei giuristi, dei sociologi, dei filosofi e quant'altro. Quindi noi cerchiamo proprio di fare in modo che ci sia un contributo di tutte queste persone di qualunque tipo all'innovazione. E quindi io in genere uso rappresentarmi con questa cosa in cui sentirete tra un po' una specie di esplosione, una sfera che copre gli aspetti di internazionalizzazione, di innovazione e di formazione da cui siamo nati. Noi siamo nati con la formazione, oggi stiamo molto internazionalizzando e questa è l'esplosione, per cui abbiamo delle competenze sia nel campo dell'R&D e dell'innovazione, ma anche competenze di alto livello. Chiaramente siamo partiti, come ho detto, dalla formazione avanzata. Oggi stiamo molto internazionalizzando anche mediante un certo numero di progetti che abbiamo cominciato a prendere 3 anni fa per adesso ancora più sulla formazione, ma stiamo andando anche su aspetti più di Horizon, con la Commissione europea, per cui cominciamo a avere anche persone che sono anche molto, molto coinvolte, oltre per la buona volontà di cui parlavo prima, anche perché cominciano a lavorare e sono pagati su questi progetti. Quindi, diciamo, la nostra filosofia negli ultimi anni è stata quella di coinvolgere le persone mettendole, diciamo, con progetti bottom-up piuttosto che fare mera testimonianza, convegni e quant'altro, che facciamo mangiare, li facciamo alla fine di un progetto, non al posto o prima. E quindi, diciamo, ci siamo buttati molto su questi progetti per dare una nostra testimonianza. Tocchiamo vari argomenti che adesso non vi sto a dire perché ho già parlato troppo, non voglio togliere tempo alla vera star che è Sandro Fontana, ma ci occupiamo di questi e di altri settori. Uno è questo, lo vedete, la blockchain, e tutto sommato oggi stiamo parlando un po' di cose che sono propedeutiche. E chi volesse diventare socio è molto molto semplice, non c'è nessuna formalità, forse anche troppo poche ce ne stanno, nel senso che chiunque, cioè, diciamo, c'è un controllo ex post, no? Non ex ante, chiunque vuole diventare socio va sul nostro sito e qui sopra trova tutti i dati, e 50 euro all'anno
PayPal o bonifico e diventa socio. Dopodiché viene immesso nella nostra rete, ognuno può scrivere a chi gli pare, può proporre che cosa gli pare in lista socio e quant'altro. Quindi oggi, questa è l'ultima cosa che ho. Fino ad oggi abbiamo fatto questi due questo scorcio dell'anno, questi primi due, che non a caso vedete in grigio chiaro, che sono passati. Uno sul 5G, l'ho tenuto io personalmente, un altro sui social media, TikTok e quant'altro, l'abbiamo avuto circa un mese fa, e adesso oggi parliamo di questa storia della crittografia. Come vi dicevo, la prossima sarà il 18 marzo, ci tornerò dopo. Questa è una slide che riprenderò dopo, ma per chi per qualunque motivo dovesse andare via, gliel'anticipo. E dopo ce ne abbiamo altre, ma ripeto, questa è uno di tre slide che farò vedere alla fine, per cui copriamo tutto l'anno. Come ho detto, circa uno ogni 2 o 3 settimane in vari aspetti di quello che io ho detto. Parliamo di queste cose, non a caso oggi ho messo, questa è stata una mia iniziativa, spero che Sandro non mi spari addosso che ho sbagliato qualcosa, perché non sapendo cos'era Atbash o come si chiama, sono andato a cercare questa cosa e ho messo queste due, no, questa specie di tavola di cose incomprensibili con questa cosa di Atbash, che poi ci spiegherà meglio Sandro, e con Enigma. E quindi oggi parleremo proprio della storia di come è nata da molti secoli prima di Cristo, poi nella Grecia, Roma imperiale, il Medioevo, finché non si è cominciato a pensare che era una cosa più che un magheggio, è diventata un po' una scienza. Quindi cominciamo a parlare della storia dagli inizi fino alla Seconda Guerra Mondiale. Come dicevo, poi alla fine ci sarà il 18 marzo, tra 3 settimane, il secondo, che è un po' più tecnico, lo anticipo subito, ma sempre molto rilassato, vorrei che fosse chiaro. Sono argomenti che noi reputiamo di interesse capirli a un livello sufficiente per poterne parlare. Poi chiaramente ci sono gli esperti come Sandro che sanno muoversi bene. L'importante però è che uno li capisca, perché molto spesso in questo tipo di seminari si dà per scontato o che siamo tutti imbecilli o che siamo tutti molto super esperti, e c'è quel livello intermedio per cui uno finisce e dice: ma io non ci ho capito nulla. Ecco, speriamo di riuscire a essere divulgativi abbastanza. Sandro Fontana, lo dico io perché lui non avrebbe la cosa per dirlo, per tutto, è un grande esperto, per chi non lo conosce ovviamente, perché molti di noi, tutti noi lo conosciamo, è un famoso professore di cui parlavo prima. È un grande esperto in queste cose. Lui probabilmente sono a me un sacco d'anni, che vuol dire che tanto bambino non è, evidentemente, e che si occupa sia di software, ma soprattutto di sicurezza e di firma digitale. È membro di un mare di organizzazioni, ha molti brevetti, c'è anche un premio sulla tecnologia blockchain, che ha vinto esattamente 2 anni fa, mi sbaglio, 2019 mi sembra, no? Il premio Assintel per la sua applicazione Lambda Service sulla notarizzazione via blockchain degli atti, diciamo, istituzionali, atti formali, documenti e quant'altro. E quindi a questo punto io passerei la parola, se non ci ho finito, ecco, perfetto, passo la parola a Sandro Fontana e interrompo la condivisione. Sandro, the floor is yours. Ok. Grazie Fulvio. A questo punto allora la prendo io la condivisione, vediamo un attimino. Dovreste vedermi in qualche maniera, scusate, dovreste a questo punto vedere la presentazione, la apro proprio come tale, se ci siamo. Bene, allora, come al solito non so perché, ma c'ho sempre presentazioni dove c'è parecchia roba da dire e poco tempo per farlo, quindi come mia abitudine non leggo le slide, quindi quello che ci sta nelle slide poi ve lo potete rivedere magari nel filmato, oppure insomma vedremo un attimo come condividere tutto quanto. Cerco di parlarci sopra e di andare oltre. Crittografia. Allora, il termine significa scrittura segreta, e il tema è sempre lo stesso e lo è da tanti secoli prima di Cristo. Ci sono due entità, tipicamente si parlava di governi o comunque di generali e re, che davano ordini o dovevano dare informazioni, devono dare queste informazioni, e il canale in cui danno queste informazioni tipicamente può essere letto da qualcuno, può essere guardato da qualcuno. Quindi c'è A, Alice, e B, Bob, che sono i termini normalmente usati oggi quando giochiamo in questa maniera,
e Eve, che è l'inimico, quindi è il nemico effettivamente che potrebbe guardare queste cose. Serve quindi per poter gestire la segretezza delle informazioni. Questo è il termine originale. La crittografia oggi, quella moderna, in realtà ha molte altre cose, perché parla di altre situazioni che sono concetti come l'integrità e il non ripudio, eccetera, ma questo era è il sistema di base. Prima ancora della crittografia, parliamo di un ulteriore termine che si chiama che si dice steganografia. Il termine in questo caso non è una codifica del messaggio, è proprio una modalità per spedire dei messaggi in modo che non si sappia che questi messaggi ci siano. Qui ci sono due esempi, sono esempi molto particolari ai giorni nostri. Per mandare un messaggio si rasava la testa di uno schiavo, gli si tatuava il messaggio sulla testa, si aspettava che ricrescessero i capelli e poi si mandava a destinazione. Insomma, non è una cosa proprio istantanea. L'altra cosa che è stata fatta in altri termini, questo era soltanto un esempio, per esempio l'utilizzo delle tavolette di cera, dove si scriveva appunto con uno stilo, ma le tavolette erano vergini, non erano state utilizzate. In realtà il messaggio era sotto la cera, inciso nel legno. È semplicemente un modo. E nella storia pare che ci siano stati una serie di personaggi che hanno utilizzato questi sistemi. Ora, se andiamo un pochettino avanti, iniziamo a guardare su un elemento, uno dei primi elementi di crittografia reale, cioè uno strumento che serve per poter leggere e recuperare un messaggio. Il primo è la scitala, che la scitala è un bastone di legno che ha un diametro definito, ha una lunghezza definita. Due copie identiche di questi bastoni sono fra mittente e destinatario. Su questo legno ci si arrotola una striscia di cuoio, nella parte in una riga orizzontale praticamente si scrive il messaggio in chiaro, nelle altre ci si scrivono caratteri qualunque. Quando la striscia di cuoio viene liberata è una striscia piena di caratteri sparsi, non comprensibili, solo chi ha un elemento equivalente all'originale lo può leggere. Certo, non è una grande protezione, considerate, stiamo parlando comunque di tempi dove parecchia gente neanche sa leggere, insomma, quindi ci sono anche delle motivazioni di base. Però era una dei primi sistemi. Il famoso discorso Atbash di cui si parlava all'inizio, questo è effettivamente la prima forma di cifratura. È un cifrario detto a sostituzione, cioè significa che in un messaggio in chiaro ogni lettera viene sostituita da un'altra lettera secondo una certa regola. Atbash viene fuori come nome dal allora il metodo funziona in questa maniera ed è definisce anche il nome. La prima lettera dell'alfabeto, stiamo parlando all'epoca dell'alfabeto ebraico, si sostituisce con l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, la seconda lettera dell'alfabeto ebraico con la penultima e così via. Ora, l'insieme di queste prime quattro lettere si suona come Atbash, ecco il nome del cifrario. Un esempio di questo si ritrova nella Bibbia, in un libro di Geremia, ma insomma, sotto se guardate c'è un esempio di questo Atbash, però utilizzando chiaramente l'alfabeto internazionale. E se vedete c'è la possibilità banalmente di avere metà di alfabeto sopra, metà alfabeto sotto, lo scambio, quindi la A diventa una Z, la B una Y e chiaramente anche il contrario. È comunque un cifrario monoalfabetico, cioè io ho un alfabeto in chiaro a cui corrisponde un alfabeto codificato. In questo caso l'alfabeto a cui corrisponde è semplicemente il contrario dell'alfabeto. Una volta che si sa come funziona non è difficile da leggere, ma questo è il tipo di sostituzione, il cifrario di sostituzione, diciamo, è il primo che ne viene fuori. Uno di quelli conosciuti, spero che le slide vadano avanti, nessuno mi interrompe, quindi... Sì, va avanti bene. E come cifrare la sua istituzione è quello famoso di Cesare, probabilmente quasi tutti noi quando siamo stati alle elementari giocavamo con cose di questo genere, ma anche questo è un cifrario a sostituzione. Semplicemente l'alfabeto, diciamo, della parte codificata è l'alfabeto che conosciamo noi traslato di n lettere. Sembra che Cesare ne utilizzasse tre, quindi la A diventava una D, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla Z. In tutti questi casi si lavora con un concetto che si definisce formalmente aritmetica modulare, cioè aritmetica finita, cioè quel sistema spesso indicato anche nell'orologio, no? Si arriva a 12 e quando fai più 1 raggiungi nuovamente la cifra 1 e così via. Quando raggiungi la fine dell'alfabeto ricominci da capo, quindi la Z traslata di 3 lettere verso destra a questo punto arriva a una C e così via.
anche questo si legge, sì, insomma, è facile da leggere, da intuire, si sa come funzionava e tutto quanto, perché comunque in quel periodo, siamo sempre le solite, nessuno conosceva, non molta gente, diciamo, riusciva a leggere e scrivere, e le informazioni comunque venivano passate sempre in modalità segreta, non è che venissero pubblicate del giorno. Un sistema di questo tipo è stato un utilizzo, e anche ancora oggi esiste in qualche sistema operativo, c'è un piccolo software che permette di fare una cosa di questo genere, che si chiama ROT 13. ROT sta per rotation, quindi per rotazione. ROT 13 significa semplicemente che il testo viene traslato di 13 di 13 lettere, cioè la metà dell'alfabeto internazionale, che è 26. Anche questo facile da decodificare, ma perché veniva utilizzato? Qualche programma di posta elettronica una volta ti dava questa possibilità: quando tu scrivevi la tua mail, selezionavi il testo e poi con un tasto funzione te lo cambiava in ROT 13, il testo diventava non immediatamente intellegibile. È chiaro che tutti sapevano che cos'era e tutti potevano ritrasformarlo indietro, ma l'idea era che in un ambiente fair, quando tu ricevevi una mail che non era destinata a te, non potevi leggere immediatamente le informazioni, quindi se eri una persona corretta non facevi la traslazione, eccetera. Un po' quello che succede oggi, spesso col discorso della privacy, no? Che si arriva alla fine di una mail che non è destinata a te e lì c'è scritto: guarda che se non è per te non lo devi leggere. Che però un po' tardi, è una cosa da dire un po' tardi, ma insomma oggi funziona così. Comunque insomma era semplicemente per dire. Ora da Cesare, qui in Europa, qui della parte occidentale, fino al XV secolo, quindi stiamo parlando del 1400, circa metà del 400, è come se non succedesse niente. Non è esattamente così, ma quasi. Nel frattempo, in altri paesi, come in Arabia e in Cina, invece si danno molto più da fare. In Arabia, per ragioni religiose, si fa un'operazione sul Corano, che è quella del conteggio delle lettere e delle parole. Serve per degli scopi che rientrano nel discorso religioso, anche per definire quando erano stati scritti e in che sequenza erano stati scritti dei brani del Corano. Ma c'è una persona che ha un nome molto lungo, che amichevolmente chiamiamo tutti Al-Kindi, che si rende conto che col conteggio delle parole c'è la possibilità di fare un calcolo della frequenza della presenza delle lettere in un testo. Voi immaginate che ogni lingua utilizza delle lettere in una maniera particolare. In inglese, per esempio, la lettera E è estremamente più presente di qualunque altra lettera. Allora, se io prendo un testo e lo codifico con un cifrario monoalfabetico, il che significa che ogni lettera E verrà sempre cambiata in una lettera, che ne so, K, ad esempio, leggo quel documento e scopro che K è una lettera che è estremamente frequente in quel testo. Ne consegue, probabilmente, con una buona dose di probabilità, che quella K effettivamente sta codificando una E, e così via. Ci sono dei testi completi che danno il campionamento per singole lettere, per coppie, per triplette e così via. E in questa maniera, diciamo, si riusciva a capire un attimino, si riusciva a decodificare. Questo Al-Kindi è il primo che si fa venire in mente una cosa di questo genere e ci scrive un documento, scrive una monografia che ha proprio questo titolo, sulla decifrazione dei messaggi criptati. Quindi, insomma, una cosa notevole. Stiamo parlando dell'anno circa 850 dopo Cristo, e peccato che questo è un documento che comunque è stato ritrovato in un archivio a Istanbul solo pochi relativamente anni fa, 1987, quindi da poco, e qui in Europa questa cosa comunque non è arrivata. Quindi in Europa per tantissimo tempo, per moltissimi anni, è rimasto tutto come era all'inizio. Nel frattempo però che cosa succede? Che tutti quanti si sono resi conto che comunque la trasformazione monoalfabetica, insomma, non è che sia proprio robustissima, quindi si sono inventate, hanno tentato di inventarsi cose diverse. A un certo punto sono usciti fuori questi codici strani, cioè al posto delle lettere si mettevano i simboli, ma in realtà non cambia niente. È soltanto, sembra che la cosa sia più complicata, ma la cosa è identica, il fatto che sia un simbolo, una lettera è un simbolo, quindi in realtà non succede niente. Quello che sta cambiando però è la necessità. Prima erano soltanto i governi, era soltanto, diciamo così, il tiranno di turno, il re, il generale, eccetera, avere bisogno di queste cose. Il mondo si sta evolvendo, quindi esistono a questo punto delle arti, professioni, che hanno necessità di proteggere, diciamo, le proprietà intellettuali, di proteggere la modalità in cui
si chiede di acquistare o di vendere un bene, eccetera, eccetera. Quindi stanno cercando tutti quanti, molti stanno iniziando a lavorare, diciamo, con la crittografia e sentono il bisogno di avere qualche cosa di più. In questo contesto gli stati chiaramente sono quelli che mettono i soldini, come al solito, e quelli più importanti in quel periodo sono tipicamente tre, ma Venezia e lo Stato, c'è anche Firenze, ma Venezia fondamentalmente e lo Stato della Chiesa sono i più forti. Venezia poi diventerà molto brava in questo contesto, lo vediamo successivamente. E lo Stato della Chiesa, a metà del 400, trova una persona che è questo Leon Battista Alberti, che è un nome molto importante nella crittografia, architetto e altro. Da qui in avanti ogni tanto tirerò fuori dei nomi di persone. Ognuno di questi è un pluriscienziato, cioè è uno che è esperto di matematica, ingegneria, architettura, filosofia, fanno di tutto. Sono veramente personaggi molto particolari. Questo Leon Battista Alberti viene interessato da un amico che già lavora per il Vaticano e praticamente viene coinvolto e gli viene dato questo incarico di studiare i sistemi attuali e magari suggerire qualche cosa di diverso. Tira fuori un documento che si chiama De Componendis Cifris, che è il testo di riferimento importantissimo per la crittografia. Perché? Perché lui si rende conto che utilizzare un semplice alfabeto, un singolo alfabetico, un alfabeto un po' poco, e studia comunque tutti quanti i sistemi che venivano utilizzati in quel periodo e tira fuori una tecnica che è una tecnica molto molto importante e veramente rivoluzionaria. Peccato che non verrà utilizzata neanche questa, passerà quasi inosservata per quasi 300 anni. E la cosa avrebbe potuto fare la differenza del mondo, perché questa tecnologia applicata in quel periodo non sarebbe stata possibile da decodificare. Veramente non c'era la matematica, non c'era lo studio, non era proprio possibile, perché c'è un'associazione oggi, un'associazione spontanea, nata dalle facoltà di matematica di tutta Italia, che si chiama De Cifris. E non è un caso, perché sono tutte le facoltà di matematica che si occupano di crittografia. Quindi hanno fatto questa cosa. E insomma, è interessante, tra l'altro, anche questa, se magari provate a cercarla su internet, fanno anche loro una serie di convegni, seminari, insomma, sono particolarmente in gamba, sono crittografi, sono veri crittografi. Significa che è gente che, come minimo comunque, sono dei matematici, non puoi essere altrimenti se ti vuoi occupare realmente di fare queste cose. Io non lo sono, naturalmente, io sono uno che le usa, ma insomma è una situazione molto diversa. Comunque questa tecnica, che adesso andiamo poi a vedere come funziona, è estremamente potente, ignorata, peccato. Altri la sfrutteranno dopo 50-100 anni circa di differenza, verranno fuori con delle tecniche che sembrano simili e sembrano anche, sono state poi utilizzate come se fossero degli oggetti inviolabili, in realtà sono più deboli di questa che ha inventato l'Alberti, ed è per questo che lui è comunque molto famoso e molto conosciuto. Vi faccio vedere qui di che stiamo parlando. Questo è il disco cifrante di Leon Battista Alberti. Il disco cifrante è uno strumento semplice, anche questo quando ero piccolo me lo ricordo che veniva dato forse con qualche patatino o con qualche cosa di questo tipo qua. Sono due dischi che si muovono uno dentro l'altro, sono due dischi, diciamo, suddivisi. Quello esterno ha tutte le lettere dell'alfabeto in maiuscolo, tipicamente, e normalmente le prime quattro cifre decimali. Quello interno ha tutto l'alfabeto in minuscolo. Come funziona? Ci si accorda, chiaramente, i due, chi riceve e chi invia, devono avere due dischi identici come struttura. Ci si accorda su una lettera minuscola che fa da chiave di riferimento, qui abbiamo usato la G come Genova. Quando si fa un messaggio, quando si crea un messaggio crittografato, si prende il testo in chiaro, come vedete, dopodiché ci sono due modalità, la prima, la più semplice, si scrive, diciamo, nel testo cifrato si mette una lettera maiuscola, che è la lettera maiuscola che va a corrispondere con la chiave G. Siccome la chiave G non la conosce nessuno, tranne i due che si sono messi d'accordo, è comunque accettabile, insomma, come sistema. Una volta sistemato questa lettera C, questa prima lettera, in questo caso abbiamo scelto la C, si inizia a codificare una parte del messaggio. E quindi, se voi poi ve lo andate a vedere, eccetera, adesso prendetelo per atto di fede, quel ritirarsi subito, la R, la I e la T vengono codificate, come vedete, da una S, una R, una M minuscola. Dopodiché, qui c'è la parte veramente semplice, ma che comunque cambia le cose.
chi sta codificando il messaggio decide di muovere questa coppia di dischi concentrici e posiziona una nuova lettera sulla lettera G. Siccome non deve comunicarlo comunque all'altra parte, lo mette nel testo cifrato. Tutti lo leggeranno, tutti sapranno che quella G maiuscola significa aver modificato nuovamente la posizione del cerchio, ma non avendo la chiave di base, la G minuscola, nessuno sa come comportarsi. Il cerchio che sta sotto, come vedete, a questo punto ha la G maiuscola e la G minuscola, quindi che sono nuovamente messe una sopra l'altra. Si codificano a questo punto nuovamente le lettere. Se fate caso, la seconda R, quella di ritirarsi, viene codificata come una Z. La prima R, la prima lettera di ritirarsi, era codificata come S. Questo è un cifrario polialfabetico. Significa che ogni tot, tipicamente ogni due, tre, quattro lettere codificate, cambia l'alfabeto di riferimento, perché ruotando questa lettera all'alfabeto standard di riferimento ne corrisponde un'altra. C'è un'altra tecnica per utilizzare i due che prevede che non vengano, tra virgolette, pubblicate le lettere in chiaro, ma non cambia moltissimo. Il risultato finale è che questo metodo e questo strumento sarebbe stato un metodo assolutamente non violabile. All'epoca nessuno sarebbe riuscito a trovare un sistema per rendere questa roba intellegibile. Invece, che succede? Che questa cosa non viene gestita in questa maniera. E quindi si va avanti con i cifrari standard. Tra l'altro si va avanti non sapendo bene di questo discorso del calcolo delle frequenze. Il calcolo delle frequenze, se vi ricordate dell'arabo di Al-Kindi, è una di quelle cose che è rimasta per l'Occidente, così come se fosse sconosciuta per tantissimi anni, per più di 600 anni. Si arriva al punto di capire, anche qui arriva questa informazione, si inizia a intuire. E negli uffici cifra, perché sono nati anche degli uffici cifra dedicati, specialmente, insisto, Vatican, quindi Stato della Chiesa, non è anche Vaticano, si chiamava, la Repubblica di Venezia, una delle principali, Firenze, e che anche quella si sta muovendo moltissimo, hanno creato dei veri e propri uffici cifra con personaggi che sono dedicati sia a creare i messaggi cifrati, ma molto più a cercare di decodificare quello degli altri, insomma, anche degli amici. Cosa che succede ancora oggi, come poi vedremo successivamente. E quindi a Firenze, quindi ci sono questi qui, a Venezia c'è questo personaggio particolare, Soro, è conosciuto perché è stato molto famoso nel periodo, era un grandissimo, aveva una grandissima capacità a decodificare questi messaggi. All'inizio non sapevano come facesse, eccetera. Era molto esperto del calcolo delle frequenze, lui sapeva del calcolo delle frequenze, cosa che non era così comune in quel periodo, e tramite il calcolo delle frequenze riusciva a decodificare messaggi che nessun altro riusciva a decodificare. Era anche chiaramente, non dico un burlone, ma insomma fa parte un po' dei personaggi. Pare che la Chiesa gli avesse chiesto un paio di volte se alcuni messaggi suoi, proprio dello Stato della Chiesa, codificati con le tecniche che c'erano, erano abbastanza robusti. E lui naturalmente gli ha detto: certo, non riesco neanche io a decodificarli. E che gli doveva dire? E quindi ci hanno creduto e hanno continuato a utilizzare sistemi che in realtà lui violava con una certa regolarità, ma insomma immagino che questo fosse quello che ci si poteva aspettare in questa cosa. Questo infondere fiducia nei mezzi e nelle tecniche che si adottano è chiaramente una cosa che si usa sempre. I maestri di questi ultimi anni sono naturalmente gli Stati Uniti, ma poi questo ne riparliamo in fondo alla situazione. Ora, andando un pochettino più avanti, arriviamo a questo punto ai primi cifrari polialfabetici che sono derivati in linea teorica dal disco cifrante dell'Alberti. In realtà non sono esattamente così robusti. Comunque il più conosciuto, che è detto cifrario di Vigenère, che è uno dei personaggi, ma che comunque non ha mai tirato fuori questo codice, però gli è stato associato come nome ed è rimasto per sempre così. Nel 1586, come vedete, viene fuori questo cifrario, è basato su una matrice. Se la vedete, la matrice è una semplice ripetizione di un alfabeto lineare dove per ogni riga viene spostato l'alfabeto di una posizione. E la cosa interessante di questo oggetto è che per la prima volta viene fuori il concetto della chiave.
Berme, anzi, viene definito la prima volta, l'ha inventato Bellaso nel 1549. E Berme perché? Perché è una chiave, un codice che viene utilizzato e che deve ripetersi per coprire tutto il messaggio originario. Quindi, siccome si ripete a questa sequenza in movimento, è stata definita Berme in questo modo. Che cosa serve questo Berme? Serve perché messo, diciamo, in parallelo al testo in chiaro, per ogni lettera del testo in chiaro corrisponde una chiave di questo verme o della chiave. La chiave identifica semplicemente qual è la riga da andare a prendere. Quindi io prendo prendiamo le due T per far vedere che vengono codificate in modo diverso. La prima T corrisponde nel verme alla lettera E, si prende la riga che inizia con la E, quindi la riga dell'alfabeto E, e si fa corrispondere alla colonna della T. Lì viene codificata come una X, e infatti la prima T viene codificata nel messaggio cifrato come X. La seconda T ha come riferimento nella chiave la lettera L. Prendendo la lettera L e cercando anche lì l'incrocio con la lettera T, viene fuori una lettera E, e così via. Questo è, diciamo, appunto attribuito per errore a questo signore. Matematicamente parlando, se assegniamo dei valori numerici alle lettere, partendo da 0 e arrivando a 25, stiamo lavorando su una matematica dei moduli. Praticamente significa che io prendo per ogni lettera ha un valore numerico, gli aggiungo il valore numerico della lettera corrispondente nella chiave, la faccio cosiddetto modulo 26, significa che prendo il resto intero di 26, di quello che rimane da 26, e quello con quel numero vado a cercare la chiave vado a generare il nuovo codice di chiave. In realtà all'epoca loro di matematica, diciamo, dei moduli non sapevano niente, quindi giravano sicuramente con queste tabelle e poi a mano si facevano questo tipo di codifica. Se vedete come è fatta questa modalità, significa che, per esempio, il famoso codice di Cesare di cui parlavamo prima è un codice che avrebbe avuto cosiddetto periodo, cioè la chiave lunga un solo carattere. Quindi ci sarebbe stata una D al posto del verme, ci sarebbero state tutte D come domodossola. E quindi si utilizzava per il codice di Cesare soltanto l'alfabeto che inizia con la lettera D. Quindi no, non so se questo ritorna chiaro. Sì, Ok, adesso sì. e così via. Ora, questo cifrario non è malvagio, perché tutto sommato è un cifrario con alfabeti, polialfabetico, eccetera, eccetera. Però rispetto al sistema dell'Alberti ha un grosso difetto, che gli alfabeti che sono lì sotto sono comunque statici. E quindi, diciamo, non si muovono continuamente come sarebbe stato possibile fare con quello dell'Alberti. Quello dell'Alberti ti dà la possibilità di modificarli in modo anche strano. Qui c'è una chiave chiaramente che non deve essere conosciuta di più. Questa è la chiave, non solo diciamo, fra mittente e destinatario ci si è accordati su questo cifrario, che comunque è facile da ricostruire come matrice, ma chiaramente ci si è accordati anche su un verme. Il cifrario rimane un po' debole quando questa chiave è leggera, quindi quando è che la chiave è corta, tipicamente una parola, ed erano all'epoca quasi tutte fatte così. La cosa migliore sarebbe stata, per esempio, ricordarsi il verso di una poesia e quindi farne una cosa molto, molto lunga. Come dettaglio, diciamo, ci stanno un paio di gossip da questo punto di vista, a parte l'illiceità di questa situazione, e, diciamo, c'è stata una sorta di plagio perché c'è stato, diciamo, un furto di idee da Bellaso. Bellaso è stato copiato, insomma, in questo momento da Della Porta, sembrerebbe. E comunque, diciamo, questa modalità con chiavi molto piccole, diciamo, non regge moltissimo. Peraltro, il metodo per violare questo tipo di codifica è stato formalmente scoperto a metà dell'Ottocento da Charles Babbage, quello della macchina alle differenze. Solo che non so se lo conoscete come personaggio, ma poi lo ridirò, lui era molto strano, faceva 50 cose e non ne concludeva nessuna, quindi lui ha scoperto questa cosa e fondamentalmente non l'ha pubblicato. È stato pubblicato qualche anno dopo da un maggiore prussiano, lo stesso identico metodo. E, questo cifrario così in realtà non verrà utilizzato moltissimo. Si preferiranno molto utilizzare dei sistemi diversi, come ad esempio i nomenclatori,
che sono praticamente dei libri in cui si scrivono delle parole ricorrenti, e per ogni parola ricorrente si sostituisce con un simbolo. Chiaramente significa condividere questi strumenti, non è molto comodo, e questo anche come sistema comunque non regge molto a fronte dell'analisi delle frequenze, perché l'analisi delle frequenze, considerate che non va a guardare soltanto le singole lettere, ma guarda anche i gruppi, i raggruppamenti. Per una cosa di questo genere, comunque, insomma, ci sono problematiche forti. Prima di andare a vedere cosa è costato l'utilizzo di un cifrario sbagliato da questo punto di vista, vediamo ancora altro. Qui è anzi, no, lo vediamo subito questo, scusate, me l'ho dimenticato. Cioè, per chi non lo sa, insomma, verso la fine del Cinquecento, un giovane, all'epoca comunque era gente che aveva già probabilmente fatto fuori 50 persone fra varie attività, comunque credo che avesse non più di 24-25 anni, per una serie di suoi motivi, cospira per cercare di rovesciare il governo di Elisabetta I. Addirittura sta pensando di far invadere Arrivi. l'Inghilterra dalla Francia. Per farlo però ha bisogno di un supporto e quindi tenta di mettere Maria Stuarda, prova a pensare a un metodo per liberare Maria Stuarda, che è già incarcerata da quasi 18 anni in Scozia, e cerca di liberarla per metterla poi al posto di Elisabetta I. Insomma, è tutto un discorso da questo punto di vista. Sfruttano, si devono scambiare dei messaggi, sfruttano questa cosa che potete vedere qui, che è una sorta di nomenclatore, quindi è un codice monoalfabetico, un cifrario monoalfabetico che utilizza dei simboli. E poi aggiunge, per cercare di confondere un pochettino le acque, diciamo dei simboli nulli, dei simboli che non hanno significato e che però vanno, credo, loro pensano di poter confondere così l'utilizzo, diciamo, per i decifratori. E ha questa struttura anche di una serie di parole in inglese ricorrenti che vengono sostituite da singoli simboli. Il problema qual è? È che in Inghilterra, alla corte di Elisabetta I, c'è già una sorta di servizio segreto, una sorta di servizio segreto che ha messo in piedi questo Walsingham. E lui utilizza una persona, questo Philip, che è un esperto dell'analisi delle frequenze e decodifica con facilità i messaggi che vengono messi in piedi. E quindi alla fine il risultato finale è che vengono tutti arrestati, i cospiratori vengono squartati, Maria Stuarda, siccome è di lignaggio elevato, gli viene semplicemente tagliata la testa. Ma tutto questo per aver utilizzato un sistema che effettivamente non è particolarmente robusto, quindi se li giocano in questa modalità. Ora, andando un pochettino più avanti, a un certo punto, troppo avanti, ok, siamo arrivati al XVII-XVIII secolo, cercano di aggiungere dei mezzi, più che sviluppare nuovi cifrari, si tenta di aggiungere delle tecniche per rendere difficile il calcolo delle frequenze. Un modo abbastanza interessante è quella sostituzione omofonica. Significa andare praticamente a scrivere una serie di elementi, una serie di simboli con una quantità proporzionata alle frequenze più elevate. Quindi se devo codificare una E, la codificherò in tanti modi diversi, ognuno dei quali rappresenta sempre la E, ma in questa maniera non ho un solo simbolo per la E e quindi la sua frequenza ritorna, diciamo, appiattita in questa situazione. Però ormai i sistemi sono. Questi uffici cifra sono, cioè, c'è gente veramente in gamba, non si usa soltanto la tecnologia come al solito, ci sono le spie, ci sono quelli che si fanno corrompere, insomma, c'è un po' di tutto, però è chiaro che il monoalfabetico così non si va molto, molto oltre, insomma, si cercano di inventare dei sistemi diversi. In quel periodo c'è un sistema, una cifratura interessante nel 1600, che però è rimasta confinata in Francia ed è rimasta confinata nelle mani di Luigi XIV, ma è un cifrario che è stato decodificato soltanto all'inizio dell'Ottocento, quindi era la gran cifra, era un cifrario che sembrava funzionare, comunque era basato su un nomenclatore segreto, quindi anche lì, nel momento in cui qualcuno metteva le mani su questo documento, su questo libro pieno di codici, avrebbe comunque trovato un po' tutto quanto. Arriviamo all'Ottocento, a metà Ottocento. Questo personaggio che Babbage è molto divertente, se non avete mai letto, cercatevi qualche libro che parla della vita di Babbage, che è anche divertente nel suo modo di fare.
Lui è uno molto particolare, anche lui matematico, filosofo, inventore, ingegnere, fa più o meno di tutto. E la cosa che sembra un po' buffa è che non riesce mai ad arrivare in fondo ai progetti che comunque gli vengono finanziati dallo Stato inglese. Viene sfidato comunque pubblicamente a decodificare dei messaggi basati su cifrature monoalfabetiche e lo fa normalmente. A un certo punto trova anche una modalità per violare questi cifrari polialfabetici, però non pubblica niente, non pubblica questo metodo, e quindi questo documento, il suo documento, viene ritrovato negli anni 80, nei nostri anni 80, quelli del secolo passato, ma nessuno lo sa. Pochi anni dopo di lui, neanche 10 anni dopo di lui, un maggiore prussiano scopre lo stesso identico metodo. Considerate che Babbage parte perché lui voleva, si interessava di mare, di viaggi in mare, voleva diventare marinaio, eccetera. E aveva scoperto che le tavole, quelle delle effemeridi, che si usano per sapere il posizionamento, erano piene di errori. Sono tavole che vengono, dove vengono tirati fuori una serie di numeri che derivano da una serie di calcoli. All'epoca erano sbagliate, c'erano centinaia, migliaia di errori dentro, e questo comportava anche navi schiantate, perché erano chiaramente in posizioni sbagliate. Comunque lui si guarda una cosa di questo genere qua, cerca di capire come funziona. E in quel periodo vengono fuori anche delle altre intuizioni che poi vediamo un pochettino più avanti. Per esempio, il famoso codice one-time pad, cioè un codice dove si utilizza un solo alfabeto che però è infinito, è utilizzato una sola volta, quindi in tutti i messaggi, ecco perché one-time pad, e fatto in una certa maniera risulta praticamente inviolabile. Lo definisce poi inviolabile in maniera formale nel 1949 Shannon, che pubblica un documento di cui poi parliamo, nel quale riconosce anche una cosa di questo genere. Dopo questa, diciamo, in questo periodo, mentre si sta parlando con appunto Babbage, trova questo sistema, e Kaczynski trova poi una modalità per violare il polialfabetico, che cosa è successo nel frattempo? È arrivato il telegrafo e la radio. Il fatto che siano presenti radio e telegrafo significa che la quantità di informazioni che sono molto più facilmente intercettabili è esplosa come quantità. Considerate che questa cosa del numero di informazioni è cresciuta praticamente dalla fine dell'Ottocento in poi continuamente. Nella Prima Guerra Mondiale sembra che i tedeschi abbiano trasmesso per radio circa 2 milioni di parole cifrate in tutta la Prima Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale si superava questa cifra agevolmente tutti i giorni. Quindi è un continuo crescere, però la radio significa poter intercettare continuamente quello che succede. Quindi si cerca di inventare anche altri sistemi. Gli errori che si fanno qui è che si cerca di trovare dei metodi di cifratura basati su sistemi complessi, segreti, non rivelati. Non sono questi i metodi giusti, perché un segreto ci sarà sempre qualcuno che sarà pronto a venderlo, e uno strumento particolare che fa certe cose ci sarà sempre quello pronto magari a rubarlo o a trovare una soluzione alternativa. In questo periodo arriviamo all'inizio del secolo, e qui c'è una prima svolta, diciamo, nel discorso crittografico. C'è questo signore, questo inventore tedesco, questo Scherbius, che negli anni poco dopo la guerra, appena dopo la guerra, probabilmente riprendendo un'idea di base sul discorso dell'Alberti, inventa una cosa che è lo scambiatore rotante. Lo scambiatore rotante, qui lo vedete con uno schema, e poi ve ne faccio vedere uno un pochettino più reale di una macchina Enigma, perché poi lì andrà a finire. È un disco che ha dei contatti elettrici da un lato e dall'altro lato. Chiaramente su questo disco lui ha normalmente 26 contatti elettrici, uno per ognuna delle lettere, e questo disco mette in connessione elettrica un fronte, un lato con l'altro lato, complicando, diciamo, questa connessione. Quindi la posizione viene messa in un posto diverso. È come se fosse una trasposizione di un alfabeto, quindi c'è un alfabeto in ingresso e c'è un solo alfabeto dall'altra parte. Lo scambiatore rotante ha 26 posizioni, però
Però già lui ha intuito che da solo non avrebbe molto senso, quindi viene già strutturato in maniera tale che possa essere utilizzato in modo che possa variare le sue capacità. Qui c'è una fotografia che ho fatto tramite una teca, quindi magari non si vede benissimo. Questo è un rotore di un Enigma ed è stato smontato, questo è da un museo che esiste in Inghilterra, che dopo, di cui dopo vi parlo. Si vede da un lato, come vedete, un piatto che ha i contatti, al suo interno di questo piatto ci sono una serie di fili che portano dall'altra parte, dove dall'altra parte ci sono dei contatti che vengono messi all'esterno. Perché? Perché a sua volta questo oggetto verrà messo in comunicazione con un ulteriore rotore. In pratica l'intuizione qual è? Lui ha fatto uno scambiatore dove su una faccia ci sono 26 contatti, uno per lettere. Questo cablaggio interno modifica la posizione sulla faccia opposta. Dopodiché, se io, a fronte di una cosa di questo genere, metto in fondo un cosiddetto riflettore, quindi un piatto che a sua volta mette in connessione a coppie, queste 13 coppie di lettere, il segnale elettrico entra dalla sinistra, si sposta durante questo flusso, va nel riflettore, torna indietro, insomma il risultato finale è che un segnale elettrico che magari era entrato nella lettera D mi esce fuori dopo tutto questo sistema di mix di missaggio in una lettera B. Però questo stiamo parlando ancora di un solo codice, quindi ogni volta che lui fa un'operazione di questo tipo il valore aggiunto qual è? Che lui ruota di una posizione. Quindi la prossima volta che io digiterò anche la stessa lettera, digitare non è il termine giusto in questi casi, ma insomma ogni volta che io proporrò la stessa lettera, la codifica finale sarà diversa, che lui ha ruotato. Però dopo 26 scatti lui torna nella posizione iniziale. Questo concetto di ripetizione in ambito crittografico non è mai una buona cosa da vedere. Ai crittografi non piace la ripetizione, e quindi lui che cosa fa fondamentalmente? Pensa di operare in questa maniera. Si mette in una condizione in cui mette almeno 3 rotori diversi, scelti da un set di 5 rotori, ognuno dei quali chiaramente è strutturato internamente in modo differente. Quando li mette attaccati fra di loro, sono in continuità galvanica, quindi il segnale elettrico attraversa tutti questi rotori e poi torna indietro, e con soli 3 rotori, tra virgolette, si ha un cifrario alfabetico di base che è equivalente a 26 alla terza. Stiamo parlando di 17.500 rotti alfabeti, che inizia a essere una cosettina un pochettino più complicata. Dopodiché che cosa abbiamo? Abbiamo 3 rotori di un gruppo di 5, ma questi 3 rotori, se si posizionano in un modo o in un modo diverso, cambiano completamente la condizione. E quindi se io prendo le combinazioni dei 3 rotori su 5, significa che ho 60 possibilità diverse, moltiplico queste 60 possibilità per 17.000 alfabeti, mi ritrovo con più di 1 milione di alfabeti diversi di codifiche. Questa è la parte... Un attimo, per me sta andando troppo rapido, personalmente. Sì. I rotori girano in base a una legge prestabilita oppure sì. uno alla volta? Allora, inizialmente ho detto che i rotori si muovono, e quindi il rotore si muove di un 26esimo, quindi fa uno scatto di una uno volta. Scatto solo ogni questo volta il primo rotore il primo. Però stavo dicendo, quando il rotore ha fatto 26 scatti ritornerebbe alla situazione originale. Yes, sì. A quel punto un aggancio che lui ha sul secondo rotore fa scattare il secondo rotore di una posizione. Vabbè, questo è come unità decine, centinaia, migliaia, insomma. Ed è la ragione per cui 26 è alla terza, perché le combinazioni di questi 3 rotori da 26 posizioni ognuno si calcolano in questa maniera. Quindi il rotore gira e ha quindi questa possibilità di generare 26 alla terza posizioni. Per giunta, stavo dicendo, i rotori non sono solo 3 in assoluto, sono normalmente 3 prelevati da un gruppo di 5, poi diventeranno 6 e 8, ma inizialmente è un gruppo di 5, e ognuno di questi 5 rotori è codificato in un modo diverso internamente. Quindi se io prendo i 3 rotori, tra l'altro li posiziono proprio come sequenza, 1, 2, 3, mi diventa diverso da posizionare da 1, 3, 2 o 2, 1, 3 e così via. Queste combinazioni di 3 elementi prelevati da 5, con un calcolo fattoriale si fa, vengono fuori 60 combinazioni iniziali diverse, e quindi tu moltiplichi questo 60 per i 17.000 di prima, che sono i puri rotori, per arrivare a questo milione di alfabeti. Questa macchina di base
è quella che è conosciuta come Enigma, che vediamo qui, e poi c'è un'altra foto un pochettino più di dettaglio. Fondamentalmente è una macchina da scrivere. Dentro ci sono questi rotori, li vedete proprio ne vedete una parte che sporge, è la parte perché inizialmente questi rotori devono anche essere posizionati in una posizione iniziale prima di poter lavorare. La tastiera è fatta in maniera tale che sono i tasti di ingresso del messaggio in chiaro. Quando si preme, il circuito elettrico interno fa accendere una lampadina che corrisponde al carattere codificato. Certo, non è velocissimo come sistema, però insomma il livello di robustezza di questo cifrario inizia a essere alto perché la quantità di alfabeti è enorme e si rispettano una certa serie di informazioni, quindi si cambiano i codici, si cambiano i rotori, si sostituiscono ogni volta, eccetera. La possibilità di intercettare messaggi codificati con la stessa impostazione di base è quasi nulla e quindi rende questo oggetto quasi a cifratura infinita, ecco perché è molto difficile da codificare. In più, che cosa hanno aggiunto? Vediamo se ho la foto. Sì, ok, però peccato è venuta storta. Non so perché è venuta in questa posizione. Peccato. Comunque, questo è aperto lo sportello davanti. Nella foto più piccola vedete la scritta plugboard. Nello sportello più avanti ci si ritrova con una struttura dove ci sono 26 bocchette che possono essere messe in connessione a coppie con le altre, quindi sono le 26 bocchette delle lettere, ognuna delle quali può essere fatto uno scambio con un cavetto. Si utilizzavano 10 cavetti massimo per una cosa di questo genere. Quindi, dopo tutti questi scambiamenti che c'era, questa plugboard così cablata, diciamo, di volta in volta, dava atto anche a un'ulteriore serie di scambi. La codifica finale era veramente di livello molto alto, molto molto difficile da gestire. Prima di arrivare a Bletchley Park, un paio di cose sull'inventore, e questo Scherbius è in realtà in quel periodo, sono in tre nel mondo occidentale, in Europa, a inventare una cosa praticamente identica. Uno è Scherbius che inventa questo sistema molto robusto. Un altro ne viene fatto in Olanda e uno in Svezia, sono abbastanza simili, quello olandese e svedese. E poi ce n'è per giunta uno negli Stati Uniti, però quello degli Stati Uniti aveva dei problemi grossi, la cifrante in realtà non era così inviolabile, l'azienda fallisce velocemente perché i cifrari sono violati. Questi due brevettatori invece in Olanda e in Svezia creano queste cose, hanno un percorso particolare di acquisizione e fallimenti. Li cito perché una delle aziende che nasce da tutta questa struttura si chiama CryptoGay. È un'azienda che è rimasta viva fino al 2018, è particolarmente chiacchierata perché si sa oggi con Snowden che è stata un'azienda di proprietà dell'FBI e dell'NSA e di un'azienda, scusate, di una diciamo, autorità tedesca che non mi ricordo come si chiama, ma che è l'equivalente dell'NSA americana, cioè dell'Agenzia di Sicurezza americana. Erano proprietari di questa azienda e poi vediamo che cosa ci hanno fatto questi signori. Allora, siamo rimasti con la Enigma. Questa macchina, e quindi viene creata, inizialmente è stata venduta alle poste tedesche, poi chiaramente l'esercito ne ha preso, chiaramente ne ha comprato una certa quantità, ha iniziato ad utilizzarlo al suo interno. I polacchi, che sono dei matematici notevoli comunque, avevano trovato dei metodi di impostazione per violare queste enigma di base. Considerate che non avevano niente perché non avevano strumenti, però avevano trovato delle modalità, dei metodi che però erano enormemente lunghi, richiedevano quantitativi enormi di informazioni e di documenti cifrati, quindi non sembravano possibili. E comunque, quando l'hanno inventato, ancora non erano in guerra, quindi non c'era una grossa spinta se non quella classica dei paesi che vogliono sempre impicciarsi di quello che fanno gli altri. Che cosa succede? Che nel 38, diciamo, nella parte militare inglese, si capisce che, insomma, dove si sta andando a parare e un ammiraglio, Marina stiamo parlando, decide che è il momento di fondare una scuola di crittografia. E quindi fonda questa scuola a Bletchley Park, che è un posto strategico perché è a mezza strada fra Oxford e Cambridge, e lui la fonda lì proprio con l'idea che gli studenti, i matematici che vengono da quelle due università potrebbero andare a lavorare per l'intelligence e per l'esercito, diciamo, in questo posto. È una
è una casa di cosiddetta casa di campagna, io l'ho vista dentro, per me è un parco giochi Black Sea Park, quindi per chi non c'è mai stato la prima volta che gli capita di tornare in Inghilterra dopo questa pandemia, passateci, ci passate una giornata piena, è un posto enorme, è stato ricostruito, è diventato adesso un museo veramente molto interessante. Comunque lui compra questo oggetto e tra l'altro lo compra proprio lui, il governo non ha fondi in quel periodo, quindi l'ammiraglio compra con i suoi soldi questa cosa e durante la Seconda Guerra Mondiale diventa il luogo dove esiste la scuola di cifra e codice del governo inglese. Qui hanno violato praticamente tutto, specialmente le macchine tedesche, le Lawrence, non le giapponesi, perché quello l'hanno fatto gli americani, anche perché i cifrari giapponesi erano particolarmente deboli. Però, insomma, Bletchley Park è un posto, veramente un posto interessante ancora oggi da vedere. C'è un sito di Bletchley Park, quindi anche quello vi consiglio di farci un giro, perché è piacevole come posto. All'interno di questa Bletchley Park ci lavorano una serie di personaggi che poi vedremo. E che cosa devono fare quando inizia la guerra? Devono iniziare a cercare di codificare i messaggi che vengono crittografati da Enigma. Questa cosa, seguendo il metodo dello studio di una, si chiama Marian, non ricordo, anche perché i nomi polacchi sono praticamente impronunciabili. Comunque c'è una crittologa polacca che nel 38 aveva progettato anche un'idea di una macchina di questo tipo. La chiama bomba, perché? Perché ticchetta, se vedete com'è fatta, ha questi oggetti qui, che sono dei rotori anche loro, meccanici, è tutta elettromeccanica. Questo non è un computer, è un oggetto elettromeccanico che crea delle posizioni e degli alfabeti di decifrazione. Tenta di crearli, naturalmente. Questa è la parte interna. Tutti i relè e tutti grosse resistenze, se vedete qui, queste sono, quelle in verde sono grosse resistenze, sono dei relè, insomma è tutta roba totalmente elettromeccanica, costruirne una e non fare errori, non so come diavolo potessero fare, ma comunque eccetera. Che cosa succede a Bletchley Park? Che c'è un personaggio che si chiama Alan Turing e fra le varie cose che fa in quel momento ha una serie di idee per accelerare tramite l'utilizzo della bomba, la rottura dei cifrari dei tedeschi. Quindi migliora la progettazione di questi oggetti e quindi tenta di fare una violazione di questo sistema. Ora facciamo un passo un attimo indietro, perché stiamo parlando di questo, stiamo andando verso altri cifranti. Nel frattempo che succede questo, torniamo a metà dell'Ottocento. A metà dell'Ottocento c'è un signore che si chiama Boole, che definisce, gli viene in mente questa idea, definisce un'algebra particolare che gestisce, che viene a soltanto operatori logici, quindi lavora con operatori logici, e definisce proprio un'algebra, però, quindi definisce regole, teoremi, definisce delle strutture che permettono di manipolare queste informazioni. Dopo 50 anni, 60 anni, un certo Vernam, che lavora in America nei laboratori della Bell, inventa un sistema di cifratura che si basa su questi operatori. Ora che succede? Non esistono i bit, naturalmente, ancora, non ci sono computer, non c'è niente, però ci sono le telescriventi. Le telescriventi inviano messaggi con impulsi e per mandare i messaggi, quindi i testi, è stato sviluppato un sistema internazionale, un alfabeto telegrafico internazionale, che non è il Morse, è proprio telegrafico, da telescrivente, che codifica con 5 impulsi particolari ogni singola lettera. Lui ha quest'idea di vedere questi impulsi come elementi di informazione e di lavorare con la forma algebrica di Boole, quindi con questa logica di Boole, con altri impulsi per codificare un testo. Insomma, senza che c'entriamo troppo in metodo, se guardate la slide, le due colonne fanno riferimento alle due combinazioni globali che è possibile avere di due di questi impulsi, quindi o assenza per tutti e due, presenza soltanto da una parte, presenza dall'altra, o presenza da tutte e due le situazioni. Un particolare operatore, che è l'OXOR, può montare queste due informazioni insieme, e questo rende il risultato un'informazione diversa, quindi come se fosse un testo cifrato. La cosa valida, una cosa interessante di questo, è che se io prendo il messaggio cifrato e opero nuovamente un OXOR con la stessa chiave di prima, ritrovo il messaggio in chiaro. Quindi
lui ha inventato questo sistema, però l'ha inventato nel 17, quindi non ci sono strumenti per poter fare veramente una codifica. Lui pensa di utilizzare dei nastri perforati per scrivere sia i messaggi in chiaro che i messaggi, che le chiavi da utilizzare, tra l'altro solo una volta, perché capisce che creare un messaggio, una chiave lunghissima utilizzata solo una volta, effettivamente potrebbe dare una robustezza enorme al messaggio codificato. Ma creare e distribuire questi nastri di carta non è una cosa fattibile. Quindi questa idea è valida, però non è pratica in quel momento, e quindi bisogna aspettare una trentina d'anni. Quindi siamo in piena guerra, l'enigma per certi versi è stata violata, e quindi non così facilmente, ma insomma ormai a Bletchley Park riescono a violare con una certa capacità, con una certa ripetitività i messaggi che arrivano, e nel frattempo però nascono altre situazioni. Io continuo a avere queste immagini che sono messe in una forma diversa, bontà sua, siate pazienti, ve la vedete rivoltata, ma comunque cercherò poi di metterla dritta. E a questo punto queste chiavi di cui parlavo prima non si riescono a montare su dei nastri, perché nastri così lunghi non si possono avere. Allora c'è qualcuno che ha l'intuizione di costruire una macchina, e l'intuizione ce l'ha partendo dalle macchine queste con i rotori, tipo la macchina di Enigma. Parte pensando di avere una macchina che non genera il messaggio codificato, ma genera la chiave. Quindi nasce una macchina che si chiama Lorenz, che è molto particolare, che è quella che vedete, ahimè, in verticale in foto. Questa macchina aveva 12 rotori, e ognuno dei quali però non ha delle lettere, perché lui non sta codificando dei messaggi, lui deve generare dei segnali diversi, e quindi ha su questi rotori un certo numero di contatti. Se vogliamo dirla così, anche se in questo momento è un po' così, ogni rotore ha un numero di posizioni, e questo numero è un numero coprimo, cioè sono dei numeri che fra di loro non hanno dei divisori comuni. Ok? Questo perché? Perché in questa maniera la combinazione di questi rotori tra di loro, come succedeva sulla macchina Enigma, è molto molto grande. Molto grande significa che si riesce a generare delle chiavi, un flusso di chiavi grandi come quello che vedete sotto. 7,1 per 10 alla 15 significa 7 milioni di miliardi di caratteri codificati prima di poter ripetere la chiave. E questa cosa rende questo oggetto che serve poter essere agganciato alle telescriventi, quindi insisto, lui genera la chiave, non fa altro, fa questo mestiere che non è leggero, genera la chiave, e con un sistema particolare di accoppiamento ogni carattere codificato generato da questa macchina va ad accoppiarsi con uno dei caratteri che le telescriventi dovevano spedire. Questo fa generare delle informazioni veramente, veramente molto, molto robuste, molto difficili. Però siamo sempre a Bletchley Park, e quindi Bletchley Park è un posto dove ci sta un sacco di gente, e ci sta gente molto interessante. Ci sono questi quattro signori, ognuno dei quali, insomma, vale parecchio, effettivamente. Quello che vedete da una parte era effettivamente molto giovane, ma non ho trovato altre foto. Questa è una foto di quando va all'università, a 21 anni. Comunque considerate che lui lavora a Bletchley Park quando ne ha 25, quindi non troppo più in là. C'è Alan Turing, e ci sono questi due altri signori, Thomas Flowers e Mark Newman, ognuno dei quali ha delle sue caratteristiche. In pratica, che cosa succede? Che nel 41, circa nel 41, ci sono una serie di errori da parte di chi codificava, dei tedeschi che stavano codificando dei messaggi da spedire. Ci si rende conto, ma non mi chiedete come, ma a Bletchley Park si rendono conto che ci sono due, tre messaggi diversi tra di loro, leggermente diversi tra di loro, che vengono spediti con la stessa chiave. In pratica pare che una prima volta sia successo che un messaggio spedito dalla Grecia sia arrivato in Germania. Chi l'ha ricevuto non ha avuto un problema tecnico, quindi alcune parti di questo messaggio si sono perse. Ha chiesto all'operatore dall'altra parte, con un messaggio in chiaro, di rispedire il messaggio cifrato. Dall'altra parte hanno rispedito il messaggio, che a questo punto era leggermente diverso, e hanno fatto il grave errore di non modificare l'impostazione di partenza, che è una cosa che era vietata, è proprio scritto nei manuali, ma si sono sbagliati. Questi hanno capito, ma non so come hanno fatto, che è successo questo, e gli è bastato questo e questi quattro personaggi per mettere in piedi un meccanismo per decodificare
questo genere di messaggi generati da Lorenz. In pratica, questo William Tutt si è basato sul metodo di Kaczynski, non so se ve lo ricordate, è quel prussiano che si era inventato un metodo per la decodifica per affrontare il calcolo delle frequenze anche sui poli alfabeti, roba del 1860, e analizza in questa maniera, lui si rende conto di come è fatta una macchina Lorenz. Ah, mi ero dimenticato un particolare interessante. Mentre le Enigma sono state anche trovate, quindi a Bletchley Park alla fine sono arrivati dei campioni, ne avevano, potevano guardarle, loro le Lorenz non le hanno mai viste. Quindi hanno fatto tutto senza aver mai visto la macchina. La prima macchina Lorenz è arrivata a Bletchley Park verso la fine della guerra. Loro sono riusciti a intuire tutto di quella macchina solo studiando i messaggi e studiando le impostazioni di questi messaggi. Veramente non si capisce come. Comunque, Tutt studia il metodo Kaczynski e definisce il funzionamento della macchina. Quindi è come se lui l'avesse un po' riprogettata. Contemporaneamente, più o meno contemporaneamente, Turing scopre una serie di particolarità nell'algebra di Boole e nelle combinazioni fatte degli XOR sugli alfabeti, sui poli alfabeti, e per giunta, così come aveva fatto con la macchina, la bomba iniziale, trova un modo per scoprire dai messaggi come è impostata inizialmente una Lorenz. Macchine, insisto, che loro non hanno mai visto, e va bene. La cosa molto interessante di Turing qual è? Che il metodo che scopre è un metodo iterativo, cioè è un metodo che ha bisogno di essere replicato più volte sullo stesso messaggio e che converge a questo punto in una forma iniziale che è, statisticamente parlando, la chiave di impostazione della macchina. Però deve essere replicato più volte sullo stesso messaggio, più volte significa molte migliaia di volte, e a Bletchley Park, dove ci sono migliaia di giovani donne e uomini che lavorano anche per fare operazioni manuali, una cosa del genere non potevano farle. A questo punto che succede? Questi due signori di sotto, Flower e Newman, sono due specialisti un po' particolari. Tommy Flower è uno specialista di valvole termoioniche e chiaramente un matematico, perché tanto giusto così di passaggio, e Bo Newman invece è uno di progettazione elettromeccanica a questo punto. Quindi loro studiano insieme a Turing e insieme a Tutt queste impostazioni delle Lorenz, capiscono bene come funziona, grazie a Turing naturalmente, qual è il suo metodo, e trasformano il metodo di Turing in un computer. Il primo computer reale. Computer perché? Perché è un sistema che è programmabile, anche se in un modo un po' particolare, e ha delle memorie e ha dei contatori. Quindi è un vero computer, ed è Colossus, è il primo, diciamo, anche se non lo è realmente, comunque è definito il primo computer elettronico digitale programmabile al mondo. Newman ha un po' copiato alcune cose di Turing, che però insomma le pubblica prima di Turing, insomma Turing le pubblicherà qualche anno dopo. Turing, quando pubblica il suo lavoro su un computer a programma memorizzato, è però estremamente dettagliato. Turing ha anche inventato un linguaggio di programmazione, quindi insomma diciamo fa un lavoro veramente, veramente notevole. Comunque tutti e quattro mettono in piedi questo sistema, e questo sistema è quello che vedete qui, questa cosa grossa eccetera, che purtroppo nella foto si vede poco, ma qui in fondo, nella parte più a destra, si vedono una serie di carugole. Vi dico poi a che cosa servono. Questa è la cosa più vicina a un computer che c'è in quel periodo. In realtà loro non lo sanno, ma in Germania c'è un altro personaggio molto particolare che si chiama Zuse, che ha già inventato un computer tipo questo. Ne ha fatti anzi tre modelli, Z1, Z2 e Z3. Inizialmente il primo aveva memorie meccaniche, quindi lavorava con delle lamelle che si muovevano, una cosa folle, e gli altri due sono basati sui relè che esistono, invenzioni diciamo di qualche tempo prima, poi ne parliamo un secondo, ma diciamo questo Zuse è rimasto, ha fondato anche un'azienda, in parte si è trasformata nella Siemens eccetera eccetera, e comunque esisteva già un computer di questo genere, era finanziato dall'esercito tedesco, ma era da solo, praticamente lavorava lui e pochi due o tre persone di supporto, e lo faceva comunque nel periodo in cui la Germania stava quasi per essere invasa, quindi doveva continuamente smontare e rimontare il suo laboratorio. Chiaramente questo non l'ha aiutato molto.
Questo Colossus invece è stato costruito in svariate parti d'Inghilterra, hanno attivato più fabbriche e quindi ne hanno costruiti parecchi modelli e poi ne hanno consegnati alcuni a questo Bletchley Park dove potevano lavorare. Perché ci sta questa situazione particolare delle puregge che vedete in fondo? Perché c'era questa necessità di fare un calcolo n volte ripetuto sullo stesso messaggio. I messaggi non sono lunghissimi, bisognava metterli comunque su un supporto, e l'unico supporto che c'era all'epoca erano i nastri di carta, per poterlo far leggere a una velocità adeguata per poter essere utile, perché questi messaggi devono essere codificati in tempo utile, avevano trovato un meccanismo per cui riuscivano a leggere fino a 5.000 caratteri al secondo, ma nessun nastro di carta riusciva a gestire una cosa di questo genere, quindi il messaggio veniva ripetuto moltissime volte su un nastro di, a questo punto non ricordo più se era celluloso o qualcosa del genere, traforato, molto lungo e con una serie di puregge e molle che reggevano questo sforzo e permettevano a questo nastro di viaggiare ad altissima velocità e essere letta appunto migliaia di volte pur di poter arrivare alla funzione finale. Quindi nel 43-44 c'è questo sforzo enorme di questi quattro personaggi che insomma in un modo o nell'altro insieme hanno costruito questo oggetto, questo primo computer. Che cosa succede a questo punto? Che diciamo già qualche altro prima, arriviamo in un momento, ci avviciniamo alla crittografia moderna, io sto diciamo in area di tiritura, e c'è un altro personaggio che è considerato il padre reale della crittografia moderna, che è Shannon. Anche lui è un altro di quelli che così, non sapendo niente, non avendo molto da fare, si è preso due lauree, una in ingegneria e una in matematica, ha sviluppato diciamo un saggio interessante inizialmente come tesi di laurea basata sui relè. Basato sui relè, qual era la cosa interessante? Lui praticamente riesce a definire un metodo per cui genera un'analisi simbolica di reti e circuiti basate sulle logiche booleane. In pratica trova un metodo per analizzare un circuito utilizzando l'algebra. Questo significa che lui capisce se un circuito funziona o non funziona, come funzionerà, che tipo di espressione può dare, utilizzando, tra virgolette, semplicemente algebra pura, quindi matematica in qualche modo. E quindi considerate che i relè sono stati sviluppati già da un secolo, ma i circuiti realmente parlando non erano mai stati sviluppati in questa modalità. Lui scrive un report confidenziale nel 45, quindi stiamo proprio alla fine della guerra. È confidenziale proprio per questo, questa è tutta gente che è stata soggetta a restrizioni, quindi non poteva parlare, non poteva contattare. Sembra che Shannon e Turing si siano incontrati in America, ma ambedue erano diciamo sotto avevano tutti e due diciamo dei nulla osta limitati, quindi hanno potuto parlare di cose ma non di crittografia. In quel periodo pare che Turing abbia parlato della sua macchina, appunto della macchina di Turing, quindi di questa idea, e questa abbia aperto a Shannon comunque delle altre intuizioni sui computer. Comunque lui scrive questo report confidenziale che è proprio una teoria matematica sulla crittografia. Questo è classificato, questo report, fino agli anni 49 e viene poi riprodotto sul Technical Journal della Bell. Tra l'altro è disponibile disponibile la copia in PDF, diciamo, di questo documento, una sessantina di pagine, per me leggibili fino circa alla trentesima, dopodiché mi perdo perché comunque lui è un matematico, ma la prima parte è interessante, lui fa un'analisi di tutti i cifrari precedenti, spiega come funzionano, come perché sì e perché no, devo dire veramente un lavoro notevole. E comunque lui è veramente il padre di questa matematica, perché scusate, è il padre della crittografia, perché implementa finalmente la matematica. E questo, unito al concetto della Lorentz, che quindi non faceva più trasposizioni di caratteri, eccetera, ma operava veramente, faceva delle operazioni riconducibili a teorie, a teoremi di algebra, riesce comunque a generare delle metodiche che sono proprio la base di quello che oggi noi conosciamo come crittografia pura. Ora siamo arrivati fondamentalmente alla fine della guerra, poi chiaramente sono successe 1,5 milioni di cose, ma siamo arrivati qui, siamo arrivati in questo momento, siamo alla fine della guerra, tutte le apparecchiature di Bletchley Park vengono smantellate,
alcune sono trasportate negli Stati Uniti. C'è un accordo fra Stati Uniti e Inghilterra per cui non esistono più le bombe, non esiste più quelle che si vedono oggi a Bletchley Park, sono delle ricostruzioni. La prima volta che ci sono stato era proprio all'inizio della ricostruzione di una di queste, non c'erano neanche i finanziamenti, e adesso credo che siano arrivati alla fine, quindi hanno una bomba funzionante. Però non esistono più queste apparecchiature, tutta la documentazione viene classificata e ci sono anche delle situazioni particolari. Alan Turing, lo sapete, che a un certo punto lui era omosessuale e in Inghilterra era un reato punibile con il carcere o con quella che viene definita castrazione chimica. Lui sceglie questa seconda e non è molto chiaro, probabilmente si suicida dopo un paio d'anni. Non è chiaro se sia vero o no il suicidio o se sia stato soltanto un incidente. O forse qualcosa di diverso, comunque insomma viene suicidato. Lui sicuramente gli viene impedito di lavorare in questi ambienti dopo che è scoperto della sua omosessualità perché viene reputato non più affidabile come persona. Questo chiaramente non aiuta. Che cosa succede? Che gli Stati Uniti, per certi versi, l'NSA, la National Security, che si è formata un pochino dopo, ma insomma più o meno questi sono gli anni, fa il suo mestiere. Fa il suo mestiere. E quindi inizia a fare delle operazioni e se è apparso quella specie di cavallo di Troia lì dentro, su cui vedete scritto Cristo e che, fa una cosa poco, poco simpatica per certi versi, cioè lascia utilizzare le macchine cifranti, quindi stiamo parlando di macchine tipo l'Enigma, non quelle tipo la Lorenz, sono macchine che ormai sono compromesse, perché in America ci sono i nuovi strumenti, il calcolatore elettronico, a partire dal Mark I, eccetera, inizia a essere uno strumento esistente. Tra l'altro l'NSA è un'agenzia che non ha bilanci pubblici, è l'agenzia che ancora oggi impiega il numero più alto di matematici di tutti gli enti che esistono nel mondo. Insomma, è un posto molto particolare. E quindi loro fondamentalmente lasciano utilizzare macchine cifranti ai loro alleati, diciamo, in tutto il mondo. Qui ci sono un po' di esempi di varia natura, naturalmente, di macchine che sono uscite in questi anni e di quanto sono durate. Questa prima sopra, la FSAM, è stata in uso dagli anni 50 fino all'83, non poco. Questa russa, che aveva 10 rotori, era praticamente un equivalente dell'Enigma, è stata in uso fino agli anni 90. E quest'italiana di un'azienda della Mistri ha lavorato per gli anni 50, non si sa fino a che punto, perché poi l'azienda è stata come assorbita, insomma si è trasformata, ci sono state un po' di situazioni. E poi c'è la famosa Hagelin, è famosa perché? Perché l'Hagelin svedese è l'azienda che poi si è trasformata in Cryptegé negli anni 50. Ed è interessante perché probabilmente, non sono certissimo perché non si riescono a sapere, ad avere queste informazioni, ma l'Hagelin è probabilmente stata utilizzata anche qui in Italia dagli uffici cifra del Ministero degli Esteri per tanto tempo. L'Hagelin è stata fondata in Svizzera, ma è di proprietà svedese, è rimasta così per tantissimi anni. Questo Hagelin è un crittografo molto molto conosciuto, per 50 anni ha venduto tecnologia e macchine cifranti a tutti i paesi, non dico del mondo, ma insomma i paesi occidentali, gli alleati, eccetera, eccetera. E diciamo da quando è uscito fuori Snowden, quello che si sa è che queste macchine erano comunque violabili. E quindi gli americani hanno, diciamo, aiutato questo processo, cercando di, si sa per quello che è successo alle Falkland, si sa per quello che è successo, si sapevano tutti i messaggi che venivano spediti fra la parte centrale, quindi dal governo ai militari che erano impegnati. Insomma, questa cosa ha funzionato per tanto tempo in questa maniera. Questa cosa è andata avanti in questo modo. Qui gli anni che vedete sono 83-90. L'Hagelin non si sa fino a che punto è stata utilizzata, comunque anni anche recenti, tra virgolette. Nel frattempo, che cosa è successo? Si è passati a impiegare, diciamo così, quello che Shannon aveva scritto nei suoi documenti. Quindi si è passati effettivamente ai sistemi di crittografia, diciamo, moderna, basati sulla matematica. Arriviamo ai primi anni 60. Non vado oltre a questo punto, intanto perché l'orario credo di averlo saturato tutto, ma perché l'idea di questa cosa era di fare semplicemente una carrellata di chiacchiere e gossip su quello che è successo fino ad oggi. E
E a marzo parleremo invece della crittografia non tecnica, non troppo tecnicamente, ma insomma è la crittografia effettivamente che utilizziamo oggi, e arriveremo a parlare fino di blockchain. Dirò due parole su quello che è la crittografia, su quello che si ipotizza sia la crittografia, il computer quantistico, e qualche cosa invece sulla crittografia quantistica, che è una cosa che esiste e che funziona, anche se insomma ha delle sue caratteristiche un po' limitate. Qui io mi fermerei e direi che insomma ho parlato abbastanza e siamo nuovamente qui Oh. tra voi. Ok, ecco. Grazie, grazie. Allora, domande, impressioni, domande, ci cioè, hai stesi tutti. Hai Tanto iniziato con calma, poi è riuscito ad andare come un treno, dando così voglio lontano. dire, vi dico, tutta la roba che ho detto è comunque replicata su queste slide. Non c'è niente di particolarmente tecnico da vedere, eccetera. Le uniche parti leggermente più complesse, eccetera, sono, spero, ben descritte nelle slide, quindi si possono vedere lì sopra. Però stiamo parlando di storia, questa è tutta roba che non è più utilizzabile naturalmente oggi. E l'unica cosa che non ho detto e che farei bene a dire, ma la ridirò sicuramente la prossima volta, è che la crittografia va fatta sviluppare ai crittografi. Allora, può sembrare che uno si inventa un metodo che è una figata, che nessuno riuscirà mai a decodificare, perché non funziona così. Non funziona così, non c'è nessuno che ve lo dimostra, perché nessuno ha voglia di perdere tempo sui cifrari che potete inventare. Personalmente parlando, come consulente, e quindi non perché io potessi smontare il cifrario, ma perché ci sono degli approcci metodologici che non erano stati seguiti, mi sono permesso di smontare due professori di matematica che volevano brevettare due algoritmi di crittografia, e gli ho fatto presente che non funziona così nel mondo moderno, ci sono dei passi da seguire e non sono quelli che stanno seguendo loro. Tra l'altro non capisco come mai non lo sapessero, essendo professori di matematica, però è così. Quelli di oggi che conosco bene, che stanno in quell'organizzazione di Cifris, naturalmente lavorano in modalità diversa, e devo dire che in Italia abbiamo un sacco di crittografi bravi, veramente notevoli, e che dovremmo farli lavorare in qualche maniera. Il governo dovrebbe mettere in piedi questo benedetto centro di sicurezza, che invece non sta mettendo in piedi, e anche in questo noi oggi siamo appoggiati teoricamente ad altre situazioni. Credo che ANS, l'Autorità Nazionale di Sicurezza Italiana, abbia i suoi cifrari interni, e in parte so che c'è collaborazione chiaramente con le università e con i ricercatori, speriamo bene, però non c'è una struttura formale, non c'è una vera scuola riconosciuta a livello nazionale. Ed è un peccato, perché queste persone sono veramente incredibilmente valide, e quindi varrebbe la pena insomma di dargli supporto. Va bene, tutto qui. Io chiederei se c'è qualcuno che ha qualche commento, domanda o qualunque cosa, prima di prendervi ancora un minuto o due per poi per dirvi i prossimi seminari. C'è qualcuno che è interessato a chiedere qualcosa che Fare non si... commenti è Sì, vai. imbarazzante perché sarebbero molto difficili, almeno per me. La cosa che certamente mi viene spontanea da fare, i complimenti a Sandro, ma lo conosco, quindi voglio dire, non mi meraviglia, ma ogni volta che lo ascolto mi rimeraviglio da capo, veramente chapeau. Grazie, Chapeau. Massimo. Bravissimo, non Mi fa piacere solo chiaramente. per Sì. tutto quello che sai, ma anche per come lo dici, che non è facile, eh. La parte divertente, però, questa è la parte divertente. Capito? È un eccellente dono, complimenti, veramente bravissimo. Volevo dire una cosa, posso dire Vai, una Piero. brevissima Vai, Piero. osservazione. Io ho cominciato a, non dico a interessarmi, ma a curiosare nella crittografia quando avevo 14 anni, leggendo Lo Scarabeo d'oro di Edgar Allan Poe. Ecco, e questo è il consiglio che darei a chi si vuole avvicinare da un punto di vista così anche letterario e non strettamente scientifico e rigido e tosto. Chi vuole leggersi Lo Scarabeo d'oro c'ha l'ingresso a quella canale di crittografia che è l'analisi delle frequenze, di cui ci ha parlato Sandro Fontana. Qua. Allora. Sì, tra l'altro, per noi ingegneri in telecomunicazioni, Shannon è un nome, come
Viterbi o altre cose, nel senso che lui è il famoso limite di Shannon, è quello che denomina che India a quanto possono andare quanto può andare la velocità di trasmissione in relazione alla banda occupata e al rapporto segnale rumore. Quindi anche per noi Shannon è una divinità. Allora, oggi siamo qua, abbiamo fatto quindi i due di cui parlavo prima più quello di oggi. Come dicevo, adesso andiamo sulla la prossima volta il 18 marzo, ovviamente manderemo tutti quanti i soliti avvisi a tutti quanti e parleremo appunto arriveremo alla blockchain per poi avere le basi in futuro, ma non subito, di riaprire un discorso formativo sulla blockchain, avendo però tutto chiaro quello che c'è prima, sperabilmente. Poi in realtà, ecco, questo ci tenevo a dirlo invece, stiamo organizzando un bel ciclo di seminari con una si chiama Civic Tech Academy, che è abbastanza nota, tra l'altro sta in regione Umbria, che abbiamo proprio oggi definito, si chiama Gestione Agile della PA, in cui della pubblica amministrazione, che in realtà sono degli eventi formativi aperti a tutti, sia funzionari pubblici, sia strateghi o quant'altro. Per cui quindi interromperemo, tra virgolette, appena iniziato questa cosa del giovedì, ma continueremo uno a settimana invece. Questi seminari aprirò proprio io il 25 marzo con i principi base di internet e la scienza dei dati. Questo sarà un seminario molto formativo rivolto a persone, non dico a non addetti ai lavori, ma a persone che non necessariamente sanno esattamente di cosa stiamo parlando. Quindi cercherò di essere, diciamo, il taglio di Sandro applicato a come funziona internet, i dati, l'intelligenza artificiale, diciamo, i diritti di internet e così via. Poi abbiamo uno a settimana, quindi questo sarà la mattina, per motivi proprio che i funzionari preferiscono la mattina. Poi andremo, Flavia Marzano si occuperà di gestione agile della PA il 1 aprile, sempre di mattina. Poi, ecco, questo è l'elenco di questo ciclo GAP, cosiddetto, gestione agile della PA. Parleremo di gemelli digitali e smart cities con il nostro vicepresidente Sergio Farrugia e appunto digital humanities, proprio il legame che dicevamo tra tecnologia e umanesimo, se vogliamo, quindi 8 e 15 aprile. Poi il 22 appunto parleremo di un manifesto agile, sempre a cura di Flavia Marzano. Avremo un intervento sociologico sui nuovi lavori, sulle nuove attività, di come, specialmente quando si parla di smart working, eccetera, quanto bisogna anche salvaguardare l'umanità per evitare di essere tutti numeri, per dirlo in breve. E finirò io con il mio cavallo di battaglia, che ormai chi mi conosce lo dico sempre, io sto approfondendo molto il discorso dell'etica, quindi la tutela dei dati personali, delle profilature, fake news, hate speech, nuovi lavori e quant'altro, il 6 maggio. Dopodiché riprenderemo, tra virgolette, questo è il ciclo di seminari appunto della GAP, riprenderemo con Piero San Martino, che è appena intervenuto, che è un fisico con molta esperienza in materia, e parlerà proprio con un approccio analogo a quello di oggi, parlerà di Sandro, dei computer, arrivando fino al computer quantistico. Addirittura qua mi fa piacere dire a chi fosse interessato che avremo anche dei contributi di una super esperta nel calcolo quantistico, che si chiama Catalina Corceanu, che a molti di noi, ha compreso a me e altri che non la conoscevamo, dice poco, a Sandro e altri esperti dice moltissimo, perché stiamo a livello di premio Nobel. È un fisico. È un'esperta di fisica quantistica, di livello altissimo, insomma. Esatto. E quindi adesso, infatti, ci coordineremo con lei, perché lei abbiamo contattato e molto amabilmente ci ha detto che interverrà. Quindi il 20 maggio non perdetevi questo evento di Piero San Martino, con parecchi interventi a un certo livello. Dopodiché parleremo anche là, sempre nell'ottica della interdisciplinarità. Oggi purtroppo la professoressa Emma Angelini del Politecnico di Torino, ci siamo scambiati delle cose, ma non ha potuto intervenire perché c'è un altro meeting. Parlerà anche là, vedete, la divulgazione trasversale di come la chimica, abbiamo visto matematica, fisica, ingegneria, oltre a chimica,
Lei è una chimica industriale, insegna chimica industriale al Politecnico di Torino e ci dirà, sta lavorando con il Museo Egizio per la datazione dei reperti. Quindi hanno fatto delle tecniche che ci illustrerà di come, analizzando le varie reagenti chimici, posso capire di che si tratta, quando è stato fatto. C'è una sorta di autopsia chimica. E dopodiché andiamo avanti con arte e umanesimo, come l'arte in qualche modo ci può aiutare a prendere coscienza anche di una innovazione anche di tipo democratico, cioè fare in modo che l'umanesimo sia parte integrante del nostro sviluppo. E qui riprenderemo tentativamente, poi questa la data la vediamo, perché dipende anche se a quella data riteniamo accade qualcosa per il Covid, insomma, è tutto da vedere. Comunque, fino a qui, fino al 1 luglio, è tutto confermato. Gli altri poi vedremo volta per volta. Qui ci sarà il terzo evento di cui parlavamo. Quindi, avendo fatto crittografia storia, crittografia più tecnica, abbiamo tutte le basi e ritorniamo a quello che abbiamo già fatto, ma prendendoci un po' più di tempo, perché abbiamo già fatto due seminari su questo argomento, molto veloci, con interventi molto rapidi, che molti ci hanno detto sarebbe stato bello, ma dovete andare un po' più lenti perché non si capisce bene. Quindi lo vorremmo rifare. Quindi Sandro Fontana più alti, ovviamente, ma è lui che tirerà le fila. Poi abbiamo il nostro comune amico, dico anche a Massimo, a Mario e altri, Mimmo Natale, che farà due webinar, uno a settembre e uno a ottobre, sui dati. Lui è uno statistico, un grande esperto di dati, con cui stiamo lavorando, stiamo scrivendo delle proposte per la sanità digitale, per come rendere più espliciti e più utilizzabili i dati anche sulla pandemia, e quindi una sull'accessibilità e una sulla qualità. E finiremo ancora, in realtà prefiniremo, c'è cioè un altro, sempre Sandro Fontana, si parlerà a questo punto di sicurezza e come fare in modo che con cose, diciamo, che siano abbastanza, tra virgolette, passami il termine Sandro, terra terra, per farci capire un po' come comportarci di fronte a questo enorme problemi che abbiamo del furto dei dati, del hackeraggio, del fatto che ci fregano i dati sulle carte di credito e quant'altro. E finiremo a novembre, finiremo perché poi, guarda caso, dopo 3 settimane, probabilmente il 16 dicembre, se resta questa data, faremo il nostro evento, il nostro natalizio, diciamo, parlando, riprendendo il discorso dei social media. Per questo ci è stato chiesto da parecchi, dopo il seminario fatto il 28 gennaio, di fare in modo che esaminare quali sono i nuovi servizi gratuiti che, come sapete, stanno emergendo anche sulla base dei vari TikTok, queste nuove cose, Clubhouse, cioè ormai stanno uscendo fuori tante di quelle piattaforme, che forse è il caso di vedere come funzionano questi sistemi. Quindi l'ultimo dovrebbe essere questo sulla parte. Quindi questo finisce quello che abbiamo in mente per quest'anno. Poi chiaramente tutto quello che in qualche modo potrebbe aggiungersi, lo inzepperemo in queste cose qua. Quindi, sperando che quello che abbia fatto oggi vi sia piaciuto, se volete ripetere l'esperienza, siamo solo contenti. Io a questo punto, con il solito detto di Einstein, che è uno di quelli che mi stanno molto a cuore, io vi ringrazio, spero che abbiate apprezzato. Siamo andati un po' lunghi, ma credo che sia stato un argomento molto molto valido, e vi darei la buonasera e la buona cena.